sembra una piccola classe S e invece è una grande classe C. Forme arrotondate e ammorbidite per la media della casa di Stoccarda, giunta alla quinta generazione, che si rinnova completamente restando fedele a se stessa. Sempre a trazione posteriore o integrale, si può scegliere nella versione berlina a quattro porte o giardinetta. Una volta a bordo, si ha l'impressione di essere seduti sull'ammiraglia di casa Mercedes, davvero simile. Il raffinato sistema multimediale MBUX, giunto alla seconda generazione, fa sparire quasi tutti i tasti fisici. Il cruscotto digitale è configurabile da 10,3 a 12,3 pollici in base alla versione. A questo si aggiunge il display centrale da 9,5 o 11,9 pollici. L'effetto wow è assicurato, specialmente di notte, quando l'illuminazione diffusa dai LED dell'abitacolo dà la sensazione di trovarsi sul ponte di comando di un'astronave. Elegante e compatta nelle linee, classe C ha uno sbalzo anteriore ridotto, nonostante il lungo cofano. Rispetto al modello precedente, l'altezza cala di un centimetro a 144 e la lunghezza cresce fino a 4,75 m. Stupisce la capacità del bagagliaio, che arriva a offrire 455 litri sulla berlina, che diventano 490 per la station wagon, ma può arrivare addirittura a 1510 litri, abbattendo il divano posteriore. La nuova classe C risponde alla strategia di Mercedes Electric First, che predilige le propulsioni mild hybrid a 48 volt e ibride plug-in. Numerose le motorizzazioni disponibili. Si parte dalla C220 berlina diesel ibrida da 163 cavalli, che vanta già prestazioni di tutto rispetto, 0-100 in 7,7 secondi e 230 km/h di punta. C'è poi C300D da 265 cavalli e i benzina, un 1500 con 170 cavalli per la C180 e 204 cavalli per la C200 e un 2000 da 258 cavalli per la C300, che scatta da 0 a 100 orari in soli 6 secondi. Tutte montano la trasmissione automatica Nine Gear Tronic. 6 gli allestimenti disponibili, dalla Business alla Premium Pro. Di serie per tutti i gruppi ottici LED High Performance, la ricarica wireless per smartphone, il Dynamic Select, il Tempomat con Speedtronic, il Keyless Start, i sedili anteriori riscaldabili rivestiti in tessuto, i sensori di parcheggio, il Blind Spot Assist, il doppio display da 12,3 e 11,3 pollici per strumentazione e infotainment, l'assetto a controllo elettronico e i cerchi in lega da 17 pollici. Prezzi a partire da 50.990 euro.